Secondo un'informazione giunta pochi minuti fa, sarebbero stati persi i contatti radio con un DC-9 dell'Italia in volo tra Bologna e Palermo. È stata formulata anche l'ipotesi di un dirottamento, ma ripetiamo, è solo un'ipotesi. Roma, torre di controllo di Ciampino, 27 giugno 1980, ore 20:59. All'improvviso scompare dallo schermo radar di un velivolo civile e il DC-9 ITG della società Itavia in volo da Bologna a Palermo, con a bordo 81 persone, 78 passeggeri e 3 uomini dell'equipaggio. Il controllore di turno cerca di stabilire il contatto con il pilota del DC-9, ma nessuno risponde. Scatta l'allarme, ma non scattano i soccorsi, che arrivano soltanto la mattina dopo. All'inizio si pensa a un difetto strutturale, un cedimento, poi l'ipotesi di una bomba dentro l'aereo. Infine il DC-9 sarebbe precipitato dopo essere entrato in collisione o semicollisione con il MiG libico, precipitato sulla Sila e ritrovato 20 giorni dopo. Ora questa tesi viene avvalorata da una sentenza, seppure civile. Tutti gli elementi considerati consentono di ritenere provato che l'incidente occorso al DC-9 si è verificato a causa di un intercettamento realizzato da parte di due caccia che nella parte finale della rotta del DC-9 viaggiavano parallelamente ad esso, di un velivolo militare precedentemente nascostosi sulla scia del DC-9 al fine di non essere rilevato dal radar, quale diretta conseguenza dell'esplosione di un missile lanciato dagli aerei inseguitori contro l'aereo nascosto, oppure di una quasi collisione verificatasi tra l'aereo nascosto e il DC-9. Questa è la conclusione del Tribunale di Palermo, che condanna i Ministeri della Difesa e dei Trasporti al risarcimento dei familiari delle vittime di Ustica, un risarcimento di 100 milioni di euro, cui vanno aggiunti interessi e oneri accessori, in favore dei familiari delle 81 vittime, e inserisce un nuovo tassello all'oramai più che trentennale vicenda. Ancora misteriosa, però, rimane la provenienza di questo aereo nascosto e dei caccia. Secondo quanto riferito dai media, si trattava di aerei NATO, per altri invece sono aerei francesi. In ogni caso, secondo le diverse ipotesi fatte fino ad oggi, è emersa la volontà di proteggere un segreto di Stato.